Tutti a pelle sulla strada per Polino, 4 km dopo il video di errore. È la Ternana! Una giornata ancora da recuperare per la Ternana, per quanto riguarda la stretta attualità. Attenzione a vivere questo vero e proprio scontro alla vertice. Fronte Ternana e Polino, le due squadre ancora che occupano il secondo posto in quotazione nella classifica. Tenta di intervenire Jimenez ma non riesce. Numero 14 Busserra che mette in mezzo al pallone, poi c'è addirittura una conclusione di Canciani. Ora Ferraresi, Nicola. Palla verso la porta, è bravo Brunner. Cassola, serve Pinga, tre avversari su di lui. Bene, il centrocampo della Ternana, ma non è finita. Lancio in verticale per Ferrante, conclusione dell'attaccante del Torino. Serra che lascia il pallone per Tiribocchi che tenta la battuta. Per riprendere la gioco all'interno dell'area di rigore. All'improvviso si è scatenato un vero e proprio acquazzone sulla Liberati. Si porta l'altezza della panchina. La panchina rimessa effettuata in Zampagna, tenta la fattura. Per brevi, Terni, è difficilissimo trovare spazi da tre quanti in su. Zampagna. Tu con Cristian Terni che ringhia sul centrocampista avversario, si fa però saltare, è la prima volta che succede dall'inizio della partita. Fusserra, dribbling ai danni di un altro avversario, Pinga al limite dell'area di rigore, tenta di piazzare il tiro sull'angolo basso. Sono dei suoi, Nicola, palla lunga verso Zampagna. Il Torino in avanti, pallone in mezzo, non riesce a liberare la Ternana. Fusserra diagonale, pallone toccato, l'occasione da gol divorata. Agna, Carcià, Jimenez sulla posizione di Cristian Terni, c'è spazio per Jimenez, palla in area di rigore, colpo di testa che recupera la possesso del pallone, lancio sbagliato, Previ, meglio di andare a rigore, palle davanti, finisce il terreno. Bello il tiro, poi scappa la sciarmata tutta, nel caso di Ascentis, lancio, direzione di Diego Fusserra, recupera la posizione affannosamente Terni, palle in mezzo. Cassola riesce a servire molto su di Ascentis, lascia per la
Buffon!